Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video post partita del Napoli. Napoli che vince 2-1 in casa del Torino contro il Torino e rimaniamo ben saldi al secondo posto a più 2 dalla Roma e manca l'ultima giornata. È appena finita la partita e ragazzi io sto ancora in tensione, il cuore mi batte ancora a mille, sto in fibrillazione. È stata una partita con Napoli a due volti, ma comunque era importante vincere, perché a Torino, contro il Torino, una squadra che giocava all'ultima in casa con lo stadio, con il nuovo nome, voleva fare una bella figura naturalmente e c'era quest'ansia, però già dalle formazioni ufficiali non vedere i tre titolari in difesa, ovvero Glick, Moretti e Maximovic, mi sono abbastanza rilassato. Che c'è da dire? Primo tempo oserei dire perfetto per il Napoli. Perfetto, ottimo, concentrato, un Napoli determinato, un Napoli che ha lottato su ogni palla, un Napoli che ha pressato i difensori, perché il gioco di Ventura è sempre il solito, ovvero palla al portiere, il portiere la dà un difensore, fanno il tiki-taka difensivo e poi palla lunga all'attaccante pronto a fare il contropiede. Tutto sto burdello in 45 minuti è successo solo una volta, per fortuna. E il Napoli è stato molto bravo a pressare i difensori e giustamente, come al solito, quando il Napoli pressava, i difensori o sbagliavano la forza del passaggio mandando la palla in rimessa laterale, oppure un nostro giocatore era bravo a intercettare il passaggio. Napoli già avanti 2-0 dopo 15 minuti con un bel gol di Higuain e poi poi gol raddoppio di Caleon su assist di Hamsik. Oltretutto Higuain ha preso palo e in quel caso al 99% la palla, dopo aver colpito il palo, colpisce la schiena del portiere e va nella porta, però noi siamo sfegati e quindi non è andata così. Per il Torino c'è da segnalare il gol annullato di Belotti, che c'era assolutamente. Albiol è stato molto bravo, molto intelligente a capire l'intenzione di Zappacosta e ha fatto proprio quel passo indietro proprio per mettere Belotti in fuorigioco. Primo tempo che finisce bene, poi nell'intervallo tutti pensavamo vabbè, ma sicuramente il Napoli vorrà gestire palla, vorrà controllare la gara, e all'inizio del secondo tempo poi Ventura intelligentemente, oserei dire, Lever ha tolto Acqua per mettere Baselli e l'ha cambiato totalmente gara, perché Acqua è stato invisibile mentre Baselli è stato più determinante nel gioco del Torino. Partita del secondo tempo molto più equilibrata, però il Napoli ha cercato sempre, ha giocato col freno a mano tirato, usando poco di andare in fase offensiva, e poi all'improvviso gol del Torino con un bel assist da destra a sinistra per Bruno Peres. Bruno Peres fa un bel pallonetto su Reina lo tocca quel tanto per allungare, o meglio per velocizzare la palla, e Koulibaly arriva in ritardo. C'è da dire che il gol di Bruno Peres è in parte colpa di Insigne, che lo ha lasciato libero, e in parte oserei dire di Reina, che forse se non l'avesse toccata proprio la palla, forse Koulibaly la poteva prendere, però con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Il gol del Torino, e Napoli ha quasi avuto paura, tensione, passaggi sbagliati, venivano sempre raddoppiati, il Torino più determinato, più aggressivo, poi è entrato pure Immobile, insomma abbiamo sofferto 20 minuti, siamo oltre buoni, una sofferenza immane. Io che ho sudato 7 camicie con le mani così di prego, fa fischiare subito l'arbitro, perché io sinceramente non ce la facevo più, l'ansia aveva superato proprio il limite. Oltretutto poi l'arbitro ha dato 5 minuti di recupero, ma 5 minuti è una cosa impossibile, improponibile, ma non mi interessa. Comunque il Napoli è stato molto bravo e attento
a chiudere ogni spazio al Torino. Alan, migliore in campo. Alan, pur essendo stanco, nel secondo tempo si vedeva che era stanco, morto, ha lottato come un leone. È caduto, è entrato, però mi è parso che avesse iniziato la partita dall'inizio perché non si muoveva proprio. Ragazzi, vittoria sofferta, ma vittoria importantissima per mantenere il secondo posto. Mo c'è l'ultima partita contro il Frosinone, matematicamente già retrocesso, ma se li sottovalutiamo, se li prendiamo come squadra materasso, sbagliamo. Sabato deve essere una bella festa, una fe festa. Il secondo posto non è proprio festa, però. Sabato vorrei uno stadio pieno, pienissimo, fino all'orlo, pronto a incitare i ragazzi. Fare il mio ritorno allo stadio dopo tre assenze per vari motivi. Tutti i romanisti che avranno visto sicuramente il Napoli erano pronti a gufare sul loro trespolo, saranno caduti dal trespolo e niente, guferete la prossima partita. Vabbè, a parte le provocazioni inutili. Devo dire, sono stravolto mentalmente. E ripeto, è stata una partita sofferta perché Torino sicuramente non ci avrebbe mai regalata, anzi, l'ha fatta soffrire. Faccio i complimenti a Torino che l'anno prossimo potrà ritornare in Europa League. Secondo me, che la squadra ce l'ha bisogno di 2-3 innesti e io glielo auguro tutti il cuore perché hanno una tifoseria fantastica. Bella squadra, con Belotti poi, che per me dovrebbe andare all'Europeo, se lo merita, non tanto per i gol, ma per le prestazioni che sta offrendo. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, commentate, condividete, soprattutto perché non l'ho fatto, iscrivetevi al canale, in descrizione vi lascio Facebook, Instagram e tutto, burda pris. Ci vediamo nel mio prossimo video, o forse prossima live. Forza Napoli! Sempre, ovunque e comunque, ciao a io.